Salve ragazzi, benvenuti nel mio canale, nel canale di Mr. Quality. Stasera siamo di altra recensione. Stasera vi porto... sono in provincia di Catanzaro, sono a Nocera Terinese, insomma, fra Nocera e Falerna. Mi trovo al ristorante pizzeria, vi faccio vedere, si chiama Maris, dove è una pizzeria. E anche ristoranti fanno specialità di pesce. Lo sto facendo vedere un pochino da fuori. E niente ragazzi, ora siamo una bella tavolata stasera, quindi non sarà un conto per due, quindi vi farò vedere il conto dopo per... non so quante persone siamo esattamente, ma siamo più di 8 penso. Comunque fra poco entrerò, vi farò sapere come si mangia e come si paga. Ok ragazzi, siamo dentro, abbiamo già ordinato, non vi dico che cosa ho ordinato. Comunque ora vi faccio vedere un piccolo antipastino di mare. Non è nessun caldo freddo come vi ho abituato io nei video. Comunque è un antipastino semplice, niente di... ma è anche, come si dice, mica uno può mangiare sempre a 1000, deve mangiare tutto. Stasera ci andiamo un pochino più, facciamo un pochino di dieta. Comunque, vi faccio vedere, questo è un solito antipastino. C'è anche la focaccia. Comunque adesso proviamo un pochino. Ora provo questo cocktail di gamberetti come decorazione. Prego signore. Non male. Ci sono anche delle ostriche. Queste sono gratinate e messe al forno. Ora cosa proviamo? Vediamo. Proviamo un pochino di questa insalatina. Buon appetito. Grazie. È veramente buono. Comunque c'è del pesce spada qua affumicato, vedo del salmone, della bresaola, questa qua sarà della bresaola di tonno. Comunque non mi metto a provare tutto, no? Lasciamo video lunghissimi. Ragazzi, a dopo. Ragazzi, io pensavo che l'antipastino era solo quello, ma invece no. Allora, ho portato qua del salmone con dell'insalata russa con del caviale rosso, insomma. Poi abbiamo anche degli involtini di pesce spada, che adesso questo lo provo, però questo lo devo far sapere com'è. Non posso non provarlo. Io per gli involtini di pesce spada, specie quando le vado a mangiare in Sicilia, esco pazzo. Comunque vediamo com'è questo. Ma perché? Ma veramente voi due a dieta? Noi siamo tutti però, pure io a dieta. Ci siamo ragazzi, è buono veramente. Tu che ne sai? Albera! Comunque, mi auguro che sia finito qua questo antipastino. Ok ragazzi, eravate primi, secondi, un pochino mischiati. Ora vi faccio vedere prima un piatto di una persona che è vicino a me. Faccio vedere due seppi arrostite, grigliate. Ora vi faccio vedere quello che ho preso. Io ho preso un primo, sono dei tagliolini, pasta fresca insomma, con gambero rosso. E ci ho fatto mettere anche qualche bomba. Comunque adesso proviamo. Sono curioso. La pasta è una cosa difficile da fare, non tutte la sanno fare.
Sarà de cosa? C'è buona, ragazzi. Non sono gamberoni, proprio sono gamberetti con... ti ho fatto aggiungere anche qualche bongo. Comunque non male, buona veramente. Vi faccio vedere anche un risotto, vediamo se me lo lasciano prendere. Faccio vedere un risotto alla pescatore adesso. Purtroppo aveva già cominciato a mangiare, quindi. Vabbè ragazzi, non so se prenderò un secondo, ma non penso. Comunque ci aggiorniamo. Comunque ragazzi, l'antipasto è stato un pochino lungo, non vi ho fatto vedere altre cose. Tante cose non ve le ho fatte vedere. Poi ho preso pure ho preso anche del pesce spada arrostito, che non vi ho fatto vedere perché mi sono messo a parlare, perché è una serata un pochino particolare e quindi ho evitato di fare video, ma così viene anche il video, viene più corto, vi dirò il mio giudizio, insomma quello che ne penso io più che altro di questa cena. Il pesce spada era buono, anche l'antipasto, c'erano delle cose che erano buone, altre un pochino di meno, ma comunque nella vita si migliora sempre, c'è sempre da migliorare, da imparare, specie nella ristorazione, che è un campo abbastanza ampio, c'è sempre da stare sempre aggiornati, sempre in prima linea. Comunque io ho preso un bel sorbetto adesso al limone, che sinceramente è diventato un pochino difficile ultimamente entrare in un posto, in un ristorante, specie dove fanno del pesce, che ti porta un sorbetto fatto in casa, fatto dallo chef, dalla chef, quello che sia. Ti portano sempre quel sorbetto congelato, che a me non piace. Invece questo è veramente ok. Faccio anche la stagina in diretta. Finalmente. Quindi do il consiglio a tutti i ristoratori, specie che hanno a che fare con il pesce, ma fate un sorbetto fatto artigianalmente, non quello comprato. Noi non vogliamo quello comprato, vogliamo quello fatto in casa, almeno io, poi gli altri non so. Comunque ragazzi, siamo al dessert in questo momento, quindi la cena è finita. Fra poco vi farò vedere il conto, vi farò vedere come si paga, come si mangia, ve lo faccio vedere, ora vi farò vedere come si paga. Ok ragazzi, siamo alla parte finale della recensione, cioè la parte che stanno aspettando quasi tutti, oltre ad aver visto quello come si mangia in questo posto. Ora vi faccio vedere come si paga. Il conto è per 9 persone, quindi abbiamo preso antipasto, primo, io ho preso anche un secondo, ho preso il pesce spada, quindi c'è stato il vino, era vino della casa, non erano vini imbottigliati, che ne so, grappe, sorbetti, amari, queste cose qua, io ho preso un rum, insomma è stata una bella cena. Comunque, in 9 persone, qui a Nocera Terinese, come si chiama questo posto? Marir? Marir, siamo qui. Maris, scusate, mi scordo. Comunque sono 290 euro. Questo è scontrino fiscale, anzi è una ricevuta di una carta di credito. Quindi più fiscale di questo non si può. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa pensate voi della cena, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, potete commentare, potete dire la vostra, non sono problemi. Comunque non vi scordate di iscrivervi sul mio canale Mr. Quality, cliccate lì per iscrivervi se non siete iscritti, pollice all'insù e ci vediamo al prossimo video, prossima recensione. Ciao ragazzi, alla prossima.